Amici e amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul mio canale. Giovedì 26 maggio, video dedicato ad alcune puntualizzazioni in merito ad alcune situazioni per le quali mi avete chiesto conto. E quindi, fatte le debite verifiche, tendo e voglio darvi risposta, giustamente. Vi ricordo sempre che per gli off topic, per le domande che magari richiedono risposte lunghe sotto i video, per i quali non ho tutto questo tempo di fare lunghi messaggi, potete scrivere sempre e partecipare al 3 gran risposte. La vostra domanda, grambobianconero@gmail.com, che lascio sempre qui sotto in descrizione. Detto questo, vi ringrazio per il seguito che date al canale, per i tanti messaggi costanti sotto i video. Continuate a farlo, continuate ad iscrivervi al mio canale YouTube se volete condividere con sottoscritto tutto quello che riguarda la nostra amata vecchia signora. Azionate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i contenuti futuri che pubblicherò qui sul mio canale YouTube. E in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento, non dimenticate di apporre il like al video. Scusatemi anche, perché in tanti me lo avete fatto notare, ho verificato, ho fatto tante verifiche, la discrepanza che si verifica tra l'audio ed il labiale non è determinata dagli editor di montaggio dei video, nemmeno dagli strumenti, diciamo microfono o auricolari Bluetooth, ma semplicemente dall'ultimo aggiornamento dello smartphone, che evidentemente ha portato un qualcosa alla telecamera che fa la ripresa, che nel corso della stessa evidentemente fa questa creare questa discrepanza. Perdonatemi, mi auguro che questa cosa possa essere risolta, non dipenda dal sottoscritto, a meno che il sottoscritto non decida di cambiare smartphone, ma in questo momento obiettivamente non è nelle previsioni. Detto questo, veniamo all'argomento del video. Situazione Udoji. Tante volte vi ho raccontato della proprietà del cartellino essere del Calcio Verona. Alcuni mi hanno segnalato, giustamente, che Udoji dovrebbe essere di proprietà dell'Udinese. Bene, ho dovuto fare alcune verifiche, tutte quante conducono sostanzialmente nella situazione che Udoji ancora ufficialmente probabilmente non lo è, ma sostanzialmente è un giocatore dell'Udinese, perché c'era una situazione che imponeva, o meglio consentiva, il riscatto da parte della società friulana nei confronti del Verona al raggiungimento di determinate presenze. Tali presenze, mi viene riferito, sono state raggiunte, pertanto l'Udinese ha tutto l'interesse di riscattare il giocatore, e quindi, seppur magari ancora non in via ufficiale, perché ancora non è stato reso ufficiale l'acquisizione a titolo definitivo, comunque Udoji è un giocatore dell'Udinese. Pertanto mi scuso per le imprecisioni nei video scorsi quando riferivo di Udoji, giocatore di proprietà del Verona, in prestito all'Udinese. Era vero, ma l'Udinese vantava questo diritto di riscatto che mi viene riferito sia stato esercitato al raggiungimento di determinate presenze. Quindi per chi volesse Udoji, la Juve ovviamente è una delle pretendenti, dovrà trattare con l'Udinese. È un'operazione questa che sicuramente è da tenere in grande considerazione, perché la Juventus, come vi racconto da un po' di tempo a questa parte, vuole fare un'operazione sulla situazione terzino sinistro. Sono stato, credo, tra i primi ad avervi detto che, per quanto la Juventus vorrebbe disfarsi, proprio uso questo termine, un po' perché io personalmente vorrei, ma anche la Juventus si è resa conto che l'Alessandro degli ultimi 3 anni non è assolutamente l'Alessandro che avevamo conosciuto, e soprattutto non è un giocatore che rende per quello che è il suo l'autostipendio, e quindi vorrebbe liberarsi del contratto pesante di Alessandro e tenere in rosa Pellegrini, cosa che purtroppo, come appunto vi dissi già un po' di tempo fa, ora emerge in via ufficiale, sarebbe stata difficile, perché Alessandro non ha pretendenti. Chi eventualmente si è affacciata a chiedere informazioni sul brasiliano è rimasta spaventata dall'ingaggio che lui stesso ha, e lui stesso non ha nessunissima intenzione di lasciare il club bianconero per andare a guadagnare di meno, ma sfruttare fino in fondo il suo contratto con la Juventus, peraltro legittimamente, perché nessuno fu con una pistola puntata alla tempia quando gli fu rinnovato il contratto a cifre spropositate. E quindi probabilmente Alessandro sarà colui che rimarrà, perché non ha mercato, perché non vuole uscire, e allora Pellegrini sarà il presumibile sacrificato, un po' perché vuole giocare con più regolarità, un po' perché la Juventus lì vuole fare un'operazione. Udoji è certamente uno degli indiziati. Vi ho sempre detto Windahl da tenere in grande considerazione, perché è argomento di vecchia data, avviato i discorsi ovviamente con Mino Raiola.
ora seguito dalla avvocatessa Raffaella Pimenta, che incontrerà la dirigenza per definire la situazione Pogba, la Juve vuole chiudere, per definire il rinnovo del contratto di Matthijs de Ligt, ma anche le posizioni di Pellegrini e di Kane. E quindi situazione da tenere ben monitorata. Wijndal, che è sicuramente un giocatore interessante, ma Udogi, italiano, sta scalando le classifiche. La Juventus si è mossa, ha chiesto informazioni, tratterà eventualmente con l'Udinese. Sappiate che all'Udinese c'è un giocatore su tutti tra i giovani della Juventus che piace tantissimo, che è Ranocchia, che quest'anno ha ben figurato con il Vicenza nonostante la retrocessione in Lega Pro della squadra vicentina. Detto questo, cosa farei io con Alessandro? Beh, con Alessandro obiettivamente adotterei il pugno duro, perché è un giocatore che purtroppo ha uno stipendio monstre, non ha la resa per quello che è il suo stipendio, un giocatore ormai compassato, un giocatore che la Juventus dovrebbe mettere gentilmente, ringraziandolo sicuramente per quello che ha dato, alla porta, così come è stato fatto sostanzialmente con altri giocatori che in passato sono stati campioni alla Juventus, ma poi quando un ciclo è finito glielo si è fatto capire, e chi lo ha voluto capire si è adeguato, chi non lo ha voluto capire si è utilizzato un po' il pugno duro. E allora con Alessandro, personalmente, fossi nella Juventus, come dissi più o meno di questi tempi, qualche mese in più, un anno fa, io avrei fatto con Aaron Ramsey, cioè non lo avrei assolutamente inserito nella lista Champions, ma lo avrei accomodato tranquillamente in tribuna per fargli capire che, non essendo più un giocatore su cui vado a puntare, o accetta un trasferimento, diversamente passerà la sua stagione, tra l'altro in previsione dei mondiali, per quanto riguarda Alessandro, comodamente seduto in tribuna, cosa che alla Juventus non è solita verificarsi, ma credo che sia anche il momento di fare un pochino la voce grossa e di far capire che bisogna anche sapersi venire incontro. Detto questo, l'altro chiarimento va nella direzione di Angel Di Maria, giocatore per il quale nelle ultime ore è uscita la notizia che Massimiliano Allegri non sarebbe più contento o convinto dell'anno di contratto. Allora, per quello che ne so io, per quello che mi risulta, la situazione non è assolutamente di Massimiliano Allegri che non è convinto dell'anno di contratto, ma come vi ho sempre raccontato, a differenza di quello che veniva detto su tante testate giornalistiche, sicuramente molto più accreditate del sottoscritto, che Angel Di Maria chiedeva un anno di contratto e la Juventus sarebbe stata disposta, a me è sempre risultato che la Juventus, per fare l'operazione, chiede almeno l'1+1, cioè o si fa 2 anni di contratto e si avvale del decreto crescita, cosa che Angel Di Maria non è intenzionato a fare, perché vorrebbe fare 1 anno e poi rientrare in Argentina. Diversamente, se così non sarà, la Juventus vuole almeno l'1+1, 1+1 che consente comunque alla Juventus, qualora il più 1 fosse esercitato, si intende ovviamente 1 anno più un secondo anno in opzione, se si appunto realizzerà l'opzione del secondo anno, la Juventus potrà comunque avvalersi del decreto crescita. Questo è sostanzialmente l'unico cavillo che mette un po' in discussione l'operazione, perché se Di Maria non scenderà sostanzialmente a questo compromesso, allora a quel punto potrebbe esserci difficoltà nella chiusura dell'operazione. Operazione che, diversamente, non c'è Barcellona che tenga, non c'è Paris Saint-Germain che tenga o qualsiasi altra squadra, andrà in conclusione, perché Di Maria sostanzialmente sposerebbe volentieri il progetto Juve, e la Juve con un biennale sarebbe assolutamente disposta ad assorbirlo in rosa per la prossima stagione. Ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, azionate la campanella di notifica, mettete like al video, vi auguro un buon proseguimento di giornata, come sempre, fino alla fine. Forza Juve! Ciao.